pace e bene a tutti. Tanti auguri di buon Natale. Il Signore renda questi giorni, nonostante tante difficoltà, giorni di speranza e giorni di gioia, una gioia che viene proprio da Lui. E vorrei con voi questa sera rivivere proprio la gioia del Natale secondo Padre Pio, che era un Natale un po' come i nostri, ricco di tradizioni, ricco di storie, ma anche ricco di interiorità. Ho chiesto una mano a due confratelli, sono Padre Andrea Cassinelli e Padre Daniele Moffa, e con loro vorrei cercare di vivere questa esperienza del Natale vissuta nella tradizione, vissuta dai nostri gruppi, ma vissuta soprattutto alla luce della storia e della vicenda personale di Padre Pio. Padre Daniele è nel convento dei Cappuccini di Pietrelcina, dove svolge il suo servizio per i pellegrini, al servizio della comunità parrocchiale, ma soprattutto Padre Daniele è il coordinatore regionale dei gruppi di preghiera. Purtroppo appena nominato è arrivato il lockdown, ci sono stati un po' di problemi, ma è con lui che vogliamo vivere il Natale di Pietrelcina, le tradizioni del paese, quel Natale come lo ha vissuto Padre Pio. Mi piace sottolineare questo, che pressa poco il Natale qui a Pietrelcina è rimasto un po' come il Natale di Padre Pio, perché ci sono certi riti che custodisce, ecco, Pietrelcina custodisce gelosamente, e due immagini vi consegno che qui caratterizzano il Natale, soprattutto la novena del Santo Natale. Prima di tutto la novena al mattino presto, che è molto partecipata. A dire il vero, io pensavo che quest'anno dovesse esserci poca gente alla novena del mattino, invece la chiesa è piena di gente, nei limiti ovviamente consentiti dalla legge, però la mattina c'è tanta gente. Alle 5:30 iniziamo il Santo Rosario e alle 6 la messa con, ecco, la meditazione sul Santo Natale, e c'è la novena a cui anche certamente forse la famiglia, ecco, la famiglia Forgione, la famiglia di Padre Pio partecipava prima di andare poi, no, a lavorare alle proprie attività nei campi. E c'è una caratteristica molto bella, che è il suono della zampogna, a cui i Pucinari sono molto legati. Prima della novena, prima delle 5:30, la zampogna gira per il paese, quindi è ancora buio, fa tanto freddo, ma c'è questo suono bellissimo, ecco, degli zampognari che annunciano, no, la novena del Santo Natale, cantando, ecco, dei versi in dialetto, dei versi popolari. Possiamo immaginare come fosse il Natale di Padre Pio, ricco di commozione, di partecipazione alle sacre liturgie, ma anche, sappiamo bene, è stato un Natale che lui viveva a livello spirituale, un po' come tutta la storia di Cristo. E così noi conosciamo Padre Pio perché il Signore lo ha segnato con le sacre stimmate, quindi con un dono mistico che caratterizzava un po' la sua vita spirituale. Però nello stesso tempo sappiamo anche che Padre Pio ha avuto altri doni mistici, anche proprio in occasione del Natale. Ascoltiamo il racconto preso dal diario di una figlia spirituale di Padre Pio. La notte di Natale, dal paese quattro donne andarono al convento per partecipare alla Santa Messa. Però arrivarono presto, quando il portone era ancora chiuso. Faceva freddo e così suonarono il campanello in modo da poter entrare per ripararsi un po'. Il portinaio aprì e le fece accomodare in sacrestia, mentre il superiore decise di offrire loro un braciere per potersi scaldare. Così le donne, attorno al fuoco, iniziarono a recitare il Santo Rosario. Tre di loro però si assopirono, mentre una rimase sveglia.
e fu così che vide aprirsi la porta interna del convento, dalla quale scese Padre Pio. Il santo, senza accorgersi della presenza delle donne, andò dritto alla finestra della sacrestia. Una volta affacciatosi, Gesù bambino scese dal cielo per andare tra le sue braccia. La donna vide anche che il bambin Gesù, vivo, accarezzava Padre Pio, il quale però poi, dopo un po', sparì. Il santo, ritornato in sé dall'estasi, si accorse della presenza delle donne, quindi andò loro vicino, ma fu a questo punto che notò che mentre alcune dormivano, solo una era rimasta sveglia, per cui le domandò: «Ma tu hai visto qualcosa?» Alla risposta affermativa della donna, il santo a quel punto le raccomandò: «Non dire nulla, tieni il segreto». Padre Andrea Cassinelli è il coordinatore regionale dei gruppi di preghiera di Padre Pio della Lombardia. La Lombardia, che sappiamo, è stata particolarmente provata nel mese di marzo ed è provata ancora adesso dal Covid-19. Ho chiesto a Padre Andrea di raccontarci il Natale dei gruppi di preghiera, questo Natale particolare, così come lo vivono, così come sentono questa presenza di Dio nonostante il dramma che stiamo vivendo. Sicuramente la Lombardia adesso è divisa in due parti. La parte nord, che prima non era stata molto colpita dal virus, adesso è molto più colpita dal virus. La parte sud, dove sono io adesso, è molto più libera da un certo punto di vista. Il Natale come lo stiamo vivendo? Le lucine ci sono anche da noi, il panettone si sta comprando comunque, ma anche spiritualmente la cosa bella è che si vede che la gente viene a confessarsi con tutte le giuste precauzioni naturalmente, però ha sempre questa voglia comunque di pace, di normalità. Certo, poi un po' tutti i decreti, non decreti, creano scontento in tutta Italia, quello è un altro discorso, però giustamente la salute viene prima di tutto il resto. Però davvero si sta un po' creando, si vede comunque che la gente ha voglia di normalità, voglia di famiglia, voglia di poter stare con le persone che vuole bene. Ringrazio di cuore per Andrea che ha voluto darci questa testimonianza e gli chiederei un messaggio. Cosa vuol dire per i gruppi di preghiera oggi vivere la spiritualità del Natale secondo quella che è la spiritualità di Padre Pio? Io normalmente parlo sempre, anche perché è abbastanza ovvio, dell'episodio del Gesù bambino in braccio, no? Scendendo appunto dalla scala, andando verso la sacrestia della chiesa, che viene visto con questo Gesù bambino, ma non tanto per il fatto, diciamo, straordinario in quanto tale, ma proprio normalmente parlo sempre di questo fatto, sottolineando la tenerezza di Dio nei confronti di Padre Pio, appunto di permettersi di prenderlo in braccio, ma dall'altra parte anche la confidenza di Padre Pio che si può permettere, nel senso buono, no? Di prendere in mano Gesù bambino e di portarlo poi agli altri nell'Eucaristia. Infatti la cosa curiosa che sottolineo sempre è che non è che l'abbiano visto così, ma l'hanno visto in questa situazione mentre andava a celebrare l'Eucaristia, proprio quel bambino che lui aveva in braccio lo porta poi sull'altare e lo porta poi alla comunione, a essere appunto mangiato, per cui entra dentro ognuno di noi e quel Gesù bambino che magari noi non vediamo è presente e realmente presente proprio nell'ostia che noi mangiamo durante l'Eucaristia. Fratelli e sorelle, mi rendo conto che è un Natale difficile, mi rendo conto che gli auguri a volte possono sembrare un po' fuori luogo, ma noi ce li facciamo lo stesso. E ce li facciamo cercando di cogliere la parte più profonda della spiritualità di Padre Pio. Vedete, Padre Pio aveva tante virtù, era un uomo di grande preghiera. Imitarlo nella pienezza non si può, perché nessuno può ripetere la storia di un altro, ma
onestamente anche difficile. C'è però un percorso che possiamo seguire e che è stato quello di Padre Pio. Il percorso di chi decide di abbandonarsi nelle mani di Dio. Padre Pio raccomandava proprio questo, il termine abbandonatevi ritorna tante volte nell'epistolario. A Natale Gesù si abbandona tra le nostre mani, noi ci abbandoniamo nelle mani di Dio. Grazie a Padre Andrea Cassinelli, coordinatore regionale della Lombardia, grazie al padre Daniele Moffa, coordinatore regionale della Campania, e non mi resta che salutarvi, ringraziare Padre Pio TV che ci ospita sempre per queste trasmissioni, augurare anche a Padre Pio TV a tutti quanti un felice Natale, un felice anno nuovo, e vorrei lasciarvi veramente con un'immagine, quelle immagini belle del sorriso di Padre Pio con i bambini. Questo sorriso di Padre Pio sia il sorriso che ci accompagni in questi giorni, che ci accompagni nel nuovo anno, con quella speranza che lui non ci lascia soli. Noi continueremo anche con il nuovo anno ad incontrarci ogni sabato alle 19.30 e la domenica alle 9.30 in replica, e in replica anche il lunedì alle 14.15. Buon Natale e buon anno e pace e bene a tutti da Padre Luciano.